Ha 31 anni ma non li dimostra, con le sue 700 ore di spettacolo, i 442 incontri ed un pubblico che ha superato il mezzo milione. È la nuova edizione di Giovedì Scienza, dal 17 novembre al 16 marzo, 13 appuntamenti con la storica rassegna torinese dedicata alla scienza e raccontata dal vivo dai suoi protagonisti. Alberto Angela, lo psichiatra di fama mondiale Vittorino Andreoli, il presidente dell'Associazione Europea per la Ricerca sul Cancro, Alberto Bardelli e Paolo Conte sono solo alcuni degli ospiti che si alterneranno sul palco del Teatro Colosseo di Torino, con alcune trasferte nelle sedi dell'Università e del Politecnico di Torino. Quello che è proprio importante è il fatto che in una città come la nostra, che è vissuta e che continua a vivere di tecnologia e quindi di scienza, ci sia la possibilità da parte di chiunque, quindi non soltanto delle persone, degli addetti ai lavori, ma veramente di chiunque, di passare 2 ore a non soltanto, diciamo, a scoprire, ma anche a divertirsi, perché noi scegliamo relatori che sono capaci di divertire, che sono capaci di agganciare il pubblico, a contatto con la scienza, che spesso viene considerata come qualcosa di difficile, come qualcosa di pericoloso, e che invece è la massima espressione dell'intelligenza dell'uomo. La manifestazione Giovedì Scienza è ideata e organizzata dall'Associazione Centro Scienza Onlus, promossa dalla città di Torino e dalla regione Piemonte con il patrocinio della città metropolitana di Torino. È sostenuta dalla Compagnia di San Paolo con il contributo di Fondazione CRT, Banca d'Alba, Unicredit SpA, Camera di Commercio di Torino e SMAT. L'iniziativa si svolge nell'ambito di Sistema Scienza Piemonte. La Compagnia di San Paolo da tempo sostiene le iniziative di diffusione della cultura scientifica come quella del ciclo Giovedì Scienza, sul quale ha investito già più di 1 milione di euro negli ultimi anni. Attualmente ha istituito una vera e propria area, quella dell'innovazione culturale, all'interno della quale la compagnia ha promosso la costituzione di un sistema Scienza Piemonte, che raccoglie tutte le istituzioni e tutti gli enti che si occupano di questo tema importantissimo anche per la crescita culturale e democratica del nostro paese e cerca di promuovere quindi una serie di iniziative che coinvolgano questi soggetti e che permettano quindi, col contributo di tutti, di incrementare sempre di più questo importante settore di attività.